si è vista, abbastanza brutta. Abbastanza brutta, senza la diga eravamo sotto di 1,5 metri. Noi abbiamo fatto sta diga qui con le mattonelle e ci siamo salvati per quello, se no noi eravamo come minimo 1,5 metri d'acqua. Quindi noi siamo stati appoggiati a quella diga che per 3 ore appoggiati, perché se ci andava giù la diga era un macello. Quindi per 3 ore da che ora? Fino a che ora? Dalle 4 alle 8 di ieri sera noi siamo stati appoggiati lì, perché bastava che passasse una macchina lontana, l'onda passava sopra, era filo. Adesso stiamo guardando per prendere per le prossime volte, tanto se l'ha fatto una volta lo rifà. Adesso vediamo di fare delle cose stabili, tipo Venezia. Da quant'è che lavorate quindi qua? Adesso noi abbiamo cominciato stamattina, ieri stanotte fino alle 4. Fino alle 5 c'erano i pompieri con l'idrovora che hanno tirato su l'acqua da di sotto. Praticamente avevamo circa 1/2 metro di acqua nei garage e l'acqua arrivava a 1/2 metro dalla porta. Dopo fortunatamente ha smesso di piovere ed è cominciato a defluire l'acqua e abbiamo salvato l'appartamento al piano terra. Il garage si butta via un bel po' di roba. Moto, compressori, mobili, scatole. Quello che si è riuscito a salvare mettendolo un po' in alto l'abbiamo salvato, quello che non si è riuscito a salvare si butta via. Li hanno puliti stamattina i fossi, quindi forse dovevano pensarci un po' prima. Da quant'è che stai lavorando? Da ieri pomeriggio alle 5 ci siamo messi tutti quanti coi condomini, abbiamo fatto una diga su in cima e niente, e raccogliamo adesso. Siete riusciti a salvare qualcosa? Cosa avevi in garage? In garage avevo, questo è quello che è rimasto, avevo un po' di tutto, mobili, un po' di vestiti e niente, se ne sono andati tutti infradiciati, perché poi è anche acqua di fogna un po' e quindi chiaramente è antigenico. Qui ho fatto anche le cantine, insomma, ho avuto da fare. Quando è che avete cominciato a capire che la situazione stava degenerando? A me mi hanno chiamato alle 5, che qui si stava allagando. Il tempo di capirlo e siamo venuti giù tutti quanti dal lavoro e niente. Perché è stata abbastanza rapida come cosa, ecco, si sono chiusi penso gli scoli in cima e non defluendo più l'acqua, poi non defluendo niente, è arrivata tutta qua. A vedere adesso si vede che ha lavorato tanto, perché sembra che la situazione non sia stata così grave, invece lo è stata. Lo è stata perché abbiamo lavorato parecchio, da ieri sera che stiamo sbaraccando, pulendo, spazzando, togliendo fango, quindi sì. Quanta roba aveva lei qui in garage? Parecchio, ho dovuto buttare via parte che era qua, perché purtroppo avevo molte cose in terra e le ho dovute buttare via tutte. Libri, che altro quelli che mi è dispiaciuto tanto. Quando vi siete accorti che la situazione era grave? Io quando sono tornata dal lavoro ieri sera. Quando... Che ormai pioveva da un po' di ore. Ormai l'acqua era già di sotto nel parcheggio qui. Io sono scesa dalla macchina e mi sono trovata l'acqua al ginocchio. Mi fa vedere qui fin dove arrivava l'acqua? Allora, qui noi abbiamo contenuto molto perché hanno fatto una diga su all'ingresso dei garage, i ragazzi, hanno fatto una diga con sacchi, eccetera. Quindi qui abbiamo contenuto e è arrivata qui. Dove si vede?